Signori e signori, buon pomeriggio, ben ritornati qui in questo spazio BNL con questo talk che abbiamo battezzato We Love Cinema, e un battesimo mai come questo azzeccato, perché appunto BNL è un partner del cinema ormai da diversi decenni in Italia, e proprio per introdurre questo spazio abbiamo pensato bene di invitare, di punteggiare questo contenitore con due persone che ovviamente hanno afferenza e diretta corrispondenza con l'oggetto in questione. Alla mia destra io ho il dottor Alberto Baldini, che di BNL è il responsabile appunto delle attività cinematografiche. Buon pomeriggio a lei. Grazie, anche a voi. E alla mia sinistra invece ho Fabio Lalli di Iqui. Ciao, piacere a tutti. Che è una società che sviluppa app mobile e comunicazione digitale, che ovviamente in questi giorni del Festival del Cinema di Roma è stato coinvolto da BNL, poi vediamo in che cosa, proprio nella realizzazione di un'app e anche di una piattaforma web che poi ci racconterà. Perfetto. Va bene? Allora io partirei, come in tutte le belle storie, dall'inizio, dottor Baldini, quindi parto da lei, non perché lei sia l'inizio della storia, perché non mi permetterei mai di darle, insomma, un pezzetto di storia. Va bene, però lei è all'interno di un settore che appartiene alla memoria storica di BNL per quel che riguarda appunto il partenariato con il mondo del cinema. Anzi, mi piace ricordare, perché lei mi ha fatto questa confidenza, che quando entrò giovanotto in banca, lei in banca non ci voleva nemmeno andare a lavorare. Infatti, due volte sono stato chiamato, tre volte, le prime due volte non mi sono neanche presentato, la terza sono andato e dopo due mesi lavoravo in banca. Ecco, pensi che al giorno d'oggi una roba del genere l'avrebbero messa in croce, perché non ti chiamano neanche, figurati se uno si può permettere il lusso di essere... Però per tre volte ho anche cercato di andare via dalla banca. Quindi il suo amore e odio con la banca in realtà poi si è coronato in un grande rapporto. Consolidato. Mi ha raccontato che in realtà lei entra in banca, addirittura ha fatto anche... il cassiere della banca, poi alla fine è finito nel settore di cui invece noi stiamo parlando. Sì, all'inizio ho fatto agenzia a sportello e poi a un certo punto mi sono chiesto che ci faccio io qui. Dopo 5 anni andai a parlare con il capo del personale e all'improvviso mi trova in tutt'altri uffici. Allora mi racconti di che cosa Quindi, si occupa, diciamo, questo ufficio, insomma. Allora, diciamo, la banca del lavoro quest'anno sono 80 anni che segue il mondo del cinema, in quanto nel 1935 è stata creata la sezione di credito cinematografico, struttura dedicata alla gestione ed erogazione dei fondi statali, e insieme ai fondi statali la banca ha attivato anche un'attività di credito nell'ambito dell'attività nel mondo cinematografico. Per mondo cinematografico intendiamo la produzione sia cinema che di opere audiovisive, fiction, distribuzione, esercizio, cioè tutto quello che è la filiera del mondo e dell'attività cinematografica. Attualmente abbiamo 3 attività che sono contemplate la banca, ed è l'unica banca che ha queste attività, quindi fondi statali, oggi con una struttura che si chiama RTI Artigiancassa BNL, RTI sta per Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l'attività di credito ordinario. Quindi, come dicevo prima, si finanziano sia opere cinematografiche che televisive e tutto il segmento della filiera, quindi distribuzione ed esercizio, e il tax credit, questa nuova attività attivata nel 2010, ci vede come la banca più attiva in questo mondo, in questo segmento. Abbiamo deliberato finanziamenti dal 2010 al settembre scorso, 60 film. Quindi c'è un numero maggiore rispetto a tutte le altre banche. Siamo sicuramente l'istituto più attivo sotto questo punto di vista. Sempre con il tax credit noi abbiamo adottato una politica di essere vicino anche ai giovani, finanziando almeno un'opera prima all'anno, e anche una convenzione con il centro sperimentale: per 3 anni finanziamo almeno un'opera all'anno anche del centro sperimentale. Quindi, diciamo, guardiamo un po' al cinema nella sua globalità, dalle piccole realtà alle medie alle grandi, ovviamente, perché abbiamo anche le grandi società che sviluppano più progetti nell'arco dello stesso anno, o anche oggi va molto più, non dico di moda, ma sicuramente più attuale che le stesse società, poiché le strutture sono le stesse, riescono a fare sia opera cinema che opere televisive.
Per quello che riguarda l'esercizio, diciamo, noi siamo la banca storica, sono 80 anni che facciamo questo, però siamo molto attenti anche a quello che accade e guardiamo un pochino avanti anche con opere o prodotti nuovi, innovativi. E proprio quest'anno a luglio abbiamo firmato una convenzione con l'ANEC, che è l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema Italiana. E ricordo che ci sono in Italia circa 5.100 schermi operativi anche meno di 60 giorni all'anno, sia ci sono nei piccoli centri o le piccole realtà che funzionano che molto poco, sì, solo durante le feste, fine settimana, eccetera eccetera. Quindi sono oltre 5.100. Molte di queste realtà hanno dovuto necessariamente, per l'evoluzione tecnologica, passare dalla pellicola al digitale. Hanno dovuto fare investimenti, somme relativamente piccole ma anche importanti secondo dei profili, quindi intorno a 40-50 mila euro a schermo, e l'amministrazione è andata incontro a queste piccole realtà concedendo un credito d'imposta. Successivamente lo ha reso cedibile perché loro non riuscivano a compensare con le imposte, con gli F24 le loro spese, e quindi la banca, dopo un percorso un pochino faticoso all'interno, di cui francamente sono stato un pochino locomotore di questa iniziativa, abbiamo creato un prodotto nuovo e quindi noi compriamo questo credito d'imposta dando alla controparte il netto di una piccola commissione. Cosa importante è che questa è un'attività che noi riserviamo non solo ai clienti ma a tutti gli operatori, anche non clienti, pur di sostenere la divulgazione delle opere cinematografiche. Una liaison, un legame, quello tra BNL e cinema, che lei accennava essere di lunga data, tanto che voi anche come patrimonio, adesso uso un termine sbagliato perché definire patrimonio personale relativamente a un istituto bancario forse non è corretto, avete, come dire, in cassaforte anche le sceneggiature autografe di De Sica piuttosto che oggetti di questo genere, dico bene? Sì, noi abbiamo questo, ma quello che ci fa onore, diciamo, e ci fa piacere sottolineare, è che la banca ha sostenuto la realizzazione di oltre 5.000 opere nell'attività banca. Sì, effettivamente siamo vicino al cinema anche con investimenti specifici, tra l'altro sponsorizziamo la Festa del Cinema di Roma, sponsorizziamo la Casa degli Autori al Festival di Venezia con il premio Orizzonti e Settimana della Critica, sponsorizziamo i Davide di Donatello, i Nastri d'Argento, diciamo siamo veramente, riteniamo molto di essere presenti. Non diciamo che possiamo dire noi di essere i più bravi, ma sicuramente i più attenti ci impegniamo. In questo momento, che peraltro sono anche i giorni in cui è appena cominciato e poi si svilupperà il Festival del Cinema di Roma, voi siete presenti al festival con delle opere? Noi abbiamo il film di Rubini, che abbiamo sostenuto sia con attività di credito ordinario che con tax credit, quindi il titolo iniziale era La Serata, adesso mi sembra che abbiano cambiato titolo, quindi io ce l'ho in testa con questo titolo, e l'attività è stata completa, diciamo, sia con fondi statali, credito ordinario e tax credit. E a volte non è facile, perché anche scegliere un'opera quando si fa un investimento di tax credit, non si usano i criteri di merito creditizio, ma si usano i criteri di finanza d'impresa, cioè entrare in un progetto. Quando noi andiamo a valutare il progetto, che cosa valutiamo? La storia della società, indubbiamente. Andiamo a vedere i bilanci, ovviamente. Se però uno è un'opera prima, di storia di società non ne ha. Beh, l'opera prima normalmente è riservata al regista più che alla società, quindi l'opera prima, e qui ci arrivo, quando noi andiamo a valutare, oltre la società, il track record del regista, del produttore, degli attori principali, è chiaro che quando ci troviamo a valutare un regista, la sua opera prima, l'opera seconda, tutto diventa molto più complesso e faticoso. Quindi si va un pochino, un po' intuito, e un pochino a valutare insieme all'impresa che ci propone il progetto le potenzialità di recupero, perché è vero che è un investimento in un'opera, però poi tendenzialmente l'obiettivo è quello di almeno recuperare l'investimento. Certo, se no, sarebbe un'opera pia, non sarebbe. Non siamo appunto un'opera pia, no, siamo impresa, e come impresa ovviamente abbiamo anche i nostri costi, la nostra gestione operativa. Però ecco, diciamo che l'investimento in tax credit implica una valutazione del progetto soprattutto. Ho capito. Allora, adesso
passo invece la parola al mio ospite, eccoci, alla mia sinistra, perché abbiamo appena accennato che questi sono i giorni del Festival del Cinema di Roma, ce l'ha raccontato il dottor Baldini, e proprio in occasione di questo appuntamento BNL ha chiesto a Fabio Lalli, anzi ha chiesto ad Iqui di Fabio Lalli, okay, di sviluppare un progetto. Questo progetto è stato battezzato We Love Cinema, dico bene? Sì, il progetto era già esistente, quindi diciamo siamo in una fase è stato implementato, okay, cambiato e evoluzione, implementato di una componente. Ma lascio a te la parola perché secondo me mi racconti, okay, con maggiore, allora, efficacia tutti gli aspetti. Va bene, allora il progetto di We Love Cinema è un progetto già esistente da, se non erro, 4-5 anni, quindi è un progetto che ha preso già vita da qualche anno. Era presente su piattaforme sociali e su web. Quello di quest'anno è stato, diciamo, un po' un'evoluzione che ha cercato di dare al progetto stesso una maggiore interazione. Si è passati, diciamo, da un aspetto più divulgativo sulla parte web e di conversazione sulla parte social fino ad un'interazione anche sulla parte mobile. Dopotutto oggi siamo in un momento storico in cui le applicazioni mobile sono in una pervasive, siamo in un momento di estrema crescita. Quindi tu mi stai raccontando che in questo momento questo progetto è fruibile anche attraverso un'app che io posso scaricarmi sullo smartphone, e quindi dal mio smartphone posso utilizzarla. Assolutamente sì, allora l'applicazione è presente per Android e per iOS da circa appunto 2 giorni, ha una serie di funzionalità legate appunto al sito internet, quindi alla divulgazione di contenuti anche di valore come gli articoli per esempio di Laura Delicolli che portano, diciamo, un certo tipo di contributo dal punto di vista tecnico al film, quindi una critica, diciamo, d'autore. Dall'altra parte ci sono state integrate delle funzionalità molto più interattive che vanno dalla possibilità di far interagire gli utenti con gli autori appunto degli articoli, con varie recensioni che possono inserire, fino attualmente a funzionalità di tipo locator per il cinema, per poter vedere la programmazione. Quindi stiamo cercando di dare all'utente un'esperienza a 360 gradi che permetta a portata di mano e fondamentalmente sempre, perché l'interazione col sito internet, l'interazione con i social avviene, ma avviene in determinati momenti poi della giornata, essere presenti sul dispositivo principale sul quale le persone ormai spendono il 92% del tempo speso chiaramente nel cellulare, non del tempo in assoluto. Il tempo complessivo sarebbe inquietante. No, parliamo di ore, insomma, sì, giornaliere, sì. Però del 100% trascorso sullo smartphone, il 92% avviene proprio nelle app. Proprio per questo essere presenti con delle applicazioni branded, posizionata all'interno degli store con determinate tecnicismi, categorie, keywords e quant'altro, permette di poter acquisire nuova utenza, nuova community. Tutto questo ha un obiettivo che è quello proprio della costruzione poi di community di passioni e di interessi, perché di fatto questa community, quella di We Love Cinema, come un po' anche quella di We Are Tennis, sono community che sono molto molto verticali. Se ci pensi, negli ultimi anni le community si sono sviluppate prima orizzontalmente, vedi Facebook, della situazione che aveva, diciamo, l'obiettivo iniziale di diffondersi e creare, sì, un grafo sociale orizzontale. Oggi siamo in un momento storico in cui invece le community stanno andando verticali, fortemente in verticali, perché all'interno di quella verticale c'è una componente di interazione maggiore, c'è un engagement maggiore, c'è un dettaglio di profilazione, comunque di dati che sono utili all'azienda, ma anche all'utente. C'è un interesse che è precipuo, è mirato e chirurgicamente indirizzato. Sì. Assolutamente sì, stiamo parlando di una conversazione che è focalizzata, no? Nell'era del rumore, no? Perché di fatto tutta questa mole di dati prodotti dagli utenti, da dispositivi mobile e da social, è anche un eccesso di rumore in molti casi. Essere presenti in piattaforme molto verticali permette di fare un po' di silenzio. Di silenzio, no? Perlomeno di filtrare un certo tipo di conversazione che non è utile a tutti quanti. Io la vorrei far vedere, se è possibile, sì, l'applicazione, perché secondo me. Anzi, abbiamo il nostro operatore che dovrebbe essere in grado di inquadrarla per far capire esattamente come funziona. Allora, la grafica ovviamente richiama molto il nome. Perfetto, qui siamo praticamente nel menu principale dell'applicazione, che come potete vedere ha tutto, dalla parte un po' più corporate, appunto, di presentazione del progetto BNL e, diciamo, proprio la componente degli 80 anni del cinema che si stanno, certo, praticamente, che è quella a cui abbiamo fatto accenno, che assolutamente, come dire, sì, un po' più didascalica. Ci sono tutti i film finanziati, gli eventi sponsorizzati, fino ad arrivare a tutta la parte anche della media gallery, più che le recensioni di cui parlavo, fino ad arrivare alla parte del locator, che è la parte, diciamo, interessante, perché ci permette di andare a selezionare un cinema su mappa, su lista, scegliendone anche la distanza,
scegliendo il cinema chiaramente posso andare a vedere una serie di dati di programmazione e vedere quello che oggi c'è appunto al cinema, arrivare alla pianificazione. Adesso vado su In-Out, che Inside Out, quello che volevo andare a vedere io. Devi assolutamente vederlo, devi assolutamente vederlo. C'è la programmazione, la schedulazione degli orari in modo da dare un'informazione, diciamo, un po' più completa nell'esperienza d'uso. E nella parte invece che tu mi definivi interattiva? Nella parte che ti definisco interattiva, di fatto, diciamo, per esempio nella parte recensioni io posso andare a vedere le recensioni di Gianni Canova, della Laura Deli Colli, più che appunto le recensioni proprio degli utenti. Ci sono l'elenco dei film sui quali si sta già discutendo, si sono espressi. E vari scaricatori lì, di app, insomma. Assolutamente sì, e qui chiaramente, essendo appena partita, puoi poi arrivare, condividere chiaramente sui canali sociali, interagire e appunto portare un contributo al tuo contributo, alla partecipare, dare like piuttosto che trasferirli su altre piattaforme, ho capito. Questo, diciamo, è secondo me può essere anche intesa come una prima fase di una nuova evoluzione di questo tipo di interazione. Ovviamente l'app è gratuita? L'applicazione ovviamente è gratuita. Ok. E in questo momento ti faccio una domanda un po' bruciapelo, magari è difficile dare una risposta, ma quanti download di app ci sono stati? L'applicazione è appena aperta, è stata aperta da due giorni, mi hai detto. Tra l'altro nei primi giorni è anche difficile avere dati, diciamo, attendibili semplicemente perché gli store stessi portano i dati di solito una settimana, quindi lo sapremo tra un po' di giorni. Quello che vedo comunque è che c'è un'interazione molto forte, soprattutto da parte degli utenti iOS più che Android. Questi sono dati chiaramente poi statistici che si rispecchiano anche col tipo di utilizzatori sul mercato, no? C'è un certo tipo di utenza molto più interessata, più tecnica, che fa parte magari di un certo tipo di livello di acquisto, di potenziale d'acquisto, e quindi nel mondo iOS chiaramente c'è adesso una maggiore interazione, piace molto. Mi dicevi che l'interazione non è solo tra utenti, cioè tra fruitori di cinema, ma anche tra addetti ai lavori del cinema. Assolutamente, se pensiamo appunto a Canova più che alla Deli Colli, queste sono persone che hanno un certo tipo di peso nella critica cinematografica. È molto interessante riuscire a leggere loro le, diciamo, opinioni, le loro valutazioni. Le loro valutazioni, perché non sono mai valutazioni come quelle potremmo dar noi sul film, ma sono valutazioni che vanno come a toccare. Come quando guardiamo la partita dell'Italia, il giorno dopo siamo tutti tecnici della nazionale, perfetto, ho capito. Perfetto. Questo ovviamente è stato possibile anche perché, o forse soprattutto perché, come abbiamo detto con il dottor Baldini, BNL è talmente presente da talmente tanti anni nel mondo del cinema che ha una credibilità tale per cui convincere i nomi che abbiamo appena menzionato a partecipare non è stata un'impresa così folle, ecco. Sì, diciamo, noi ci occupiamo della parte tecnologica, quindi immagino sì, questa sarebbe una domanda da ribaltare, però immagino che nel momento in cui il progetto funziona è ovvio che i nomi che possono partecipare e dare il loro contributo partecipano sicuramente più attivamente, no? È più semplice coinvolgerli quando chiaramente c'è una popolazione più attenta e più attiva come community. La stessa cosa avviene sul mondo del tennis, dove BNL è molto presente e in effetti avere dei contributi su quella piattaforma da parte di, in quel caso, non autori ma o critici ma sportivi, certo, chiaramente è più semplice. In effetti poi è una delle community più ed attive ed è forse anche la cosa che ha un valore aggiunto, che attrae in maniera più significativa. Assolutamente, anche perché nello stesso concetto è meno rumorosa, c'è più valore e discussione da parte degli utenti. Questa delle e community c'è più blasone, se non altro, ecco, non è chiaro, per rifare il verso al termine che hai usato tu, non è proprio il solo rumore, ecco. No, assolutamente, anzi la conversazione è sicuramente molto più attiva, anche seguendo i canali social di We Love Cinema e We Are Tennis si vede che c'è un'attenzione, una comunicazione, diciamo, alta all'utente, alla conversazione, alla produzione di contenuti. Dopotutto queste community vivono di passione e la passione la stimoli se condividi contenuti che coinvolgono gli utenti. Non stiamo parlando più di diciamo community di relazione e basta. Quando c'è una community di passione c'è bisogno di un'attenzione molto più capillare alla costruzione di contenuti. Una community di passione mi sembra che rimandi molto più a un concetto di partecipazione. Beh, se ci pensi è un po' lo stesso oggi, la stessa, sì, partecipazione qui, no? Hello Bank è presente con questo stand in una community che è di passione, perché i makers di fatto, beh, al di là di essere professionisti, sono appassionati loro, certo. Chiarissimo. Va bene, io credo che abbiamo sviluppato in maniera efficace, insomma, siamo spero che siamo stati, lei che cosa dice, dottor Baldini? Abbiamo preso la sufficienza, ce l'abbiamo fatto. Assolutamente, sì. Va certo, bene. Certo. Allora, io mi congederei dai miei due ospiti che sono stati, grazie, così cortesi, e continuerei questo nostro spazio, li saluterei con un grazie. Siate prodighi d'applauso, che ancora questi sono gratis. Vi saluto e vi ringrazio. E invece vorrei accanto a me
adesso si avvicineranno accanto a me, partendo ad uno in particolar modo, alcune di queste figure che del cinema fanno la loro professione, quindi mi sembra giusto che il logico prosieguo della nostra conversazione abbia modo di realizzarsi proprio con loro. Ecco perché vorrei qui adesso alla mia destra invece un produttore cinematografico che si chiama Alan Vele. Ecco, oh, come in televisione entra, non ci sono le veline purtroppo ad accompagnarlo, non ci sono le hostess, però una delle nostre invece, gentilissime ragazze, ci darà... Grazie, buonasera. Allora, Alan Vele, come vi accennavo, è un produttore cinematografico. Confermo. Benissimo, buono, l'accendiamo allora. Accendiamo. È un produttore cinematografico, è un giovane produttore cinematografico perché insomma più o meno abbiamo la stessa età, 21-22 mi piacerebbe, e che lavora però molto in realtà sul mercato estero più ancora che sul mercato italiano. E adesso mi racconti un pochino qual è la caratteristica insomma del tuo operato, ma anche qual è un po' l'origine di questo tuo lavoro, perché in realtà tu sei partito da studi di tutt'altra natura in un certo qual modo e poi sei approdato al mondo, al rubilante mondo del cinema. Raccontami tu. Allora, io ho iniziato da ragazzino a fare produzione principalmente per gli eventi. Il passo negli anni è stato naturale perché sono passato per la discografia e i videoclip, che sono un po' l'area sperimentale che consente ai giovani di poter fare un'esperienza importante sui mezzi, sui linguaggi, sulla conoscenza dei circuiti. Sono stato fortunato perché tendenzialmente ho iniziato da subito a lavorare con la lingua inglese e quindi ci tengo a fare una precisazione che la mia esperienza principale è stata quella di lavorare per la televisione. Una televisione delle multinazionali principalmente di origine americana come Fox, Disney e queste cose qui. Ci occupiamo da anni di promuovere le più importanti serie, soprattutto in fase di teasing, momento in cui non è possibile mostrare il contenuto della serie. Abbiamo fatto le campagne mondiali di serie importantissime come The Walking Dead, Misfits, cose diciamo che nessuno... Scusa se ti interrompo Alan, spieghiamo che cos'è la differenza tra il trailer e il teaser, perché mi sembra una differenza che vada la pena di essere un attimo precisata. Come tutte le dicotomie, sarò un po' generale, però darò una definizione a entrambi. Il teaser è caratterizzato dall'anticipazione di immagini di solito che non utilizzano il contenuto che poi lo spettatore poi in realtà fruirà. Il trailer è invece il montaggio delle parti migliori per massimizzare sostanzialmente l'interesse da parte del pubblico. Allora, perdonami la semplificazione un po' brutale, ma non essendo un alfabetizzato del settore forse me la dovrai perdonare, chiedo venia. Il trailer è un montaggio delle immagini che effettivamente poi io vado a guardare al cinema, nel senso che fanno parte di quel film e che ovviamente io devo essere più o meno bravo a montare in modo furbo per attirare la tua attenzione, tua di spettatore. Invece il teaser no, cioè le immagini del teaser non sono presenti nel film o nel prodotto filmico che io andrò a vedere, sono delle immagini realizzate apposta che rispecchiano e raccontano quel mood, cioè quella temperatura, diciamo così. La cosa importante è che il pubblico arrivi al primo minuto affollando, come dire, le sale cinematografiche nel caso del cinema, oppure l'emissione, la trasmissione quando si tratta di TV, e il nostro compito finisce lì. Poi dopo, se non lo vede più nessuno, va bene uguale. Vabbè, per e noi. Sono problemi di un altro a quel punto, esatto. Va bene, non sono più problemi tuoi. E All One, anzi All One, perché appunto la società riprende appunto l'iniziale del tuo nome, è molto brava a realizzare questo tipo di prodotto in particolar modo. E mi dicevi che peraltro il 95% dei premi che tu ottieni sono statunitensi o comunque non italiani. Daniele, per esempio, che parlerà dopo di me, almeno con me, con la Luan e non solo, quando ero io esecutivo per altre case di produzione, almeno una decina di premi del New York Film Festival, Los Angeles Promax come prime sigle. Lo stesso vale per Marco e Fabio, con i quali abbiamo, Fabio ad esempio ha firmato la campagna mondiale di The Walking Dead. Nessuno sa che dagli Stati Uniti vengono a Roma a girare la promozione non di un, come dire, di un prodotto differente, ma di un prodotto video, quindi per noi è un onore. E loro poi parleranno molto meglio di me, perché io sono, occupandomi della parte un po' più funzionale, sono un po' più noioso, loro riusciranno
a farci vedere poi di fatto le immagini. Perché vengono qua? Cioè, potendo andare ovunque, in qualunque posto del mondo, poi stiamo parlando di produzioni maiuscole, non è che stiamo parlando di produzioni minori. Perché ragionano esattamente come il dottor Baldini ha esposto, si tratta di opera ma si tratta di numeri, noi abbiamo il miglior production value presente sul mercato e vengono da noi. Ah, questa è una notizia molto interessante. Cioè, io sono figlio, io dovevo fare l'avvocato nella vita, perché la mia famiglia è una famiglia di avvocati, appunto, bancari e assicurativi. Ho avuto un percorso sofferentissimo, era un sogno, una passione, motivo per cui mi sono avvicinato poi a questo spazio. E come hai fatto a scoprire che c'era questo territorio, come dire, colonizzabile? I libri sono stati la prima funzione, l'accademia. Poi a 19 anni ho avuto la fortuna di vincere un'importante borsa di studi con cui ho potuto permettermi di studiare 2 anni in paesi anglofoni, ovvero Stati Uniti e Inghilterra. Sono tornato e la mia professionalità qui è stata facilmente spendibile, perché ho unito un pochettino l'accademia dei nostri nonni del cinema, perché quella è la cosa più innovativa che c'è in Italia, ovvero il modo del dopoguerra di fare il cinema, la cosa più innovativa in assoluto, unita a poi questi studi economici molto stretti che poi alla fine fanno parte del lavoro nostro. Io come funzione faccio in continuazione analisi costi e benefici in funzione del massimo livello creativo dei miei artisti, che sono i registi. Allora, ci hai lanciato un assist che io raccolgo prontamente, perché hai menzionato alcuni nomi. Allora, con la complicità della regia, io manderei il primo contributo video e poi, quando usciamo da questo contributo, vi spiego perché l'abbiamo mandato in onda. E rieccoci allora qui in studio accanto a Daniele Persica, che, di cui abbiamo poi si tatuà adesso la palla. Abbiamo visto una serie di tuoi lavori giustamente controfirmati alla fine dalla dicitura director. Allora, tu, Daniele, fai il vantaggio regista, di servizio. Vantaggio di servizio, fai il regista. Il tuo lavoro ti ha portato a contatto e a collaborare, a lavorare con e per Alan Vele, che abbiamo ampiamente, col quale abbiamo ampiamente chiacchierato poco fa.
dentro questi lavori ci sono tante tipologie di prodotto. Io ho riconosciuto, non essendo tra i più specializzati del settore, sicuramente un videoclip con Laura Pausini, e c'era anche dell'altro. Ci racconti qualcosa? In questo montaggio, in realtà, sì, più che altro sono immagini non riferite agli artisti, magari dei videoclip. Sì. Ho tolto quasi tutto, sì. C'è un primo piano di Laura Pausini, c'è Nelly Furtado, sì. Zero Assoluto, Neffa, però quasi non si vedono. Ecco. È un lavoro molto legato ai videoclip o tu lavori anche su altri côté, altri versanti? Ma ormai quasi non ne faccio più di video. Lavoro molto in pubblicità e con Alan appunto lavoriamo per Fox e altri canali per fare teasing, advertising di canali e di programmi. Adesso sto lavorando a un documentario, ho appena finito di scrivere una sceneggiatura e sto sviluppando un altro progetto, insomma, varie cose. Operativamente Daniele, mi viene da farti una domanda un po' come dire impertinente, tu mandami al diavolo se è il caso, se no sii buono e perdonami. Allora, immagino che la lavorazione del teaser abbia delle caratteristiche un po' particolari. Perché lo immagino? Perché se il teaser è qualche cosa che deve suggestionarmi per invogliarmi ad andare a vedere un film piuttosto che un evento, rispettandone o raccontando o rappresentando quel mood, vuol dire che io ho un racconto molto breve che lavora molto sull'impressione. Quanto è vero quello che dico e quanto è diverso rispetto ad altre forme di lavoro cinematografiche, per esempio al cortometraggio, sempre per dimensionare sullo short lo spazio di racconto? Ma intanto diciamo che il teaser è una forma anche molto breve, proprio perché deve stuzzicare in poco. Quanto quindi dura un teaser? Un teaser può durare 20-30 secondi, credo, in linea di massima. È molto corto e deve... Come fai a scegliere... Può essere anche una mono inquadratura, diciamo un'atmosfera e non proprio un racconto completo, perché non c'è, certo, nel tempo e non è quello la finalità. La finalità, insomma. Come fai a scegliere, e adesso la domanda sembra sciocca e banale, ma l'inquadratura giusta, come fai a scegliere i 30 secondi giusti? Questa è una bella domanda. Un mese di lavoro, diceva. Sì. Ci vuole un mese di lavoro per fare 30 secondi. Certo. No, e adesso è acceso. Un mese di lavoro con incontri con tutti i capi reparto, un feticismo della lavorazione. È un feticismo della lavorazione. Esatto, un piccolo, come dire, un IQ. Ci vuole un profilo compulsivo ossessivo o si può essere normali? Hai capito? Ho capito, va bene. Io adesso sono reduce da un giro di sopralluoghi per antiche biblioteche, perché dobbiamo girare tra poco un teaser, stiamo scegliendo... Confermo. Quindi la scelta è quasi ossessiva. La più austera. La più austera di tutte, sì. Ho capito. Va bene. Altra domanda, insomma, un po' di rito. Avresti mai immaginato di impegnare molto tempo creativo, ecco, nella realizzazione e lavorazione creativa di questo genere di prodotti? Ma qualche anno fa forse no. Però mi sono aperto alla lavorazione, allo studio di vari tipi di prodotti, purché siano divertenti, belli da realizzare, siano una sfida, implicano una ricerca, insomma. E tra i vari tipi di prodotti non mi sento di dire che io sono fissato e specialista, no. Anche se lo sta diventando uno specialista. Mi ci stanno facendo diventare più che altro. Sì. Questa è una cosa che ti rallegra? Molto. Bene, sì. Ho capito. E rispetto ad altre forme di linguaggio, sempre cinematografiche, se tu dovessi raccontarmi delle macro differenze e anche delle congenialità che tu provi più o meno efficacemente, proprio personalmente, ecco, perché non penso che si possa fare un discorso assoluto, che cosa è meglio e che cosa è peggio. No. Prima di tutto perché dipende sempre da cosa fai, come lo fai, qual è lo spirito con cui affronti il lavoro, può essere un film o un teaser di 10 secondi, è comunque la stessa cosa. Detto questo, a me interessano i film, il racconto per immagini, quindi comunque anche 10 secondi possono essere sufficienti per raccontare qualcosa, insomma, purché siano ben distillati, ecco. Allora, mi chiedevo, con Daniele hai fatto diverse cose, se non sbaglio.
mi racconti quelle che tu sì, quelle che ami di più, mi sembra la giusta definizione. In particolare amo un progetto in cui Daniele posso nominare due progetti. Un progetto in cui Daniele era coproduttore esecutivo nonché co-sceneggiatore, che è The End of the Day, un film horror prodotto nel 2009, uscito nel 2011, che abbiamo venduto in 90 paesi partendo dall'inglese e autofinanziandocelo con un sistema contrattuale che costruì molto complesso. E niente, ne sono felicissimo, perché ancora oggi quando vado per mercati mi riconoscono per aver messo in piedi quella roba partendo dalla cantina di casa nostra. L'altro, diciamo, c'è una certa progetto. Soddisfazione vedere i DVD distribuiti magari da, non beh, so, certo. Li trovi a Londra col marchio Universal, la Universal, United States, cioè distribuito partendo girando a Bracciano in posti che non sembrassero quel posto lì. Ecco, questo hai toccato un aspetto che mi incuriosisce, perché hai parlato di un girato nella cantina, insomma. No, un progettato nella cantina, un po' tipo Facebook, diciamo, ci chiudiamo, poi dopo dobbiamo stare sempre tutto il tempo fuori a girare, quindi siamo un po' noiosetti quando questo siamo. Questo significa imparare a produrre con un controllo e un contenimento di costi straordinario? Assolutamente sì, è fondamentale, ma il contenimento di costi per quanto mi riguarda nella fase della mia carriera serve solo a dare più soldi all'arte del regista, così come ha insegnato un mio concittadino e molti altri in passato, il più famoso attualmente è Giuliano, bisogna investire molto sulle prime opere, dopodiché il regista ti dà degli indotti molto simili a quelli della costruzione di un brand. So che parlare di denaro è sempre un po' volgare, però per esempio questo progetto che hai menzionato, no? At the End of the Day War Games, quanto è costato per metterlo in piedi, cioè per arrivare a fine produzione? Il piano finanziario era di 1 milione di euro circa, la liquidità, il flusso di cassa è stato 178.000 dollari, scusate, euro. Tutto il resto è stato colmato con contrattualizzazione in caratura, nonché coproduzione di partner con i quali intrattenevo rapporti per prodotti a committenza come quelli Fox, eccetera. Credevano nella mia serietà, hanno investito, poi avevo altri colleghi che si sono occupati di altre aree, appunto Daniele e Luca Legnani, che non è presente qui, che si occupava di un altro argomento. Alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo andati a Berlino e l'hanno comprato subito i canadesi, e da lì è partito un tram tram che ci ha portato a stare in sala per 3 mesi in Italia con la Bolero, 75 sale, e lo sanno più, come dire, siamo più conosciuti sì. A Los Angeles che a Roma. Considerando che è un caso veramente più unico che raro quello di realizzare un film senza la produzione a monte e trovarne poi una che effettivamente poi ti manda in sala. Beh, come distribuzione, sì. Dici? Certo, so che hai un altro progetto, come dire, non sì. In cantina, perché sennò poi... In cantiere. In cantiere, ecco. Sì. Che è una commedia, sì. È in fase di sviluppo, è intitolato Due Orizzontali. Due Orizzontali, sì, è una sceneggiatura che ho scritto e sviluppato con un altro regista che girerà il film, e che è un regista del quale ho prodotto un cortometraggio qualche anno fa, un corto che ha avuto moltissimo successo. È stato candidato al Davide Donatello, è stato in 50.000 festival, eccetera. E quindi abbiamo deciso di... Mi ha proposto una cosa, l'abbiamo scritta insieme, adesso siamo... È già partita? Stiamo partendo, siamo riusciti a coinvolgere... Quando è il primo Chuck? Siamo riuscite a coinvolgere, che ne so, per esempio Bartezzaghi, visto che è un film che ruota intorno al mondo dell'enigmistica. Al Due Orizzontali, allora, sì. Sì, stiamo sviluppando. E il primo Chuck quando dovrebbe essere? Ancora non si sa. Io con solo precisione. Lo sa. Io solo lo sa. Sì. O forse lo sa Alan più che... Non ancora, non lo no, sa No, io su tu. Questo progetto devo ammettere che non sono ancora, come dire, a bordo. Lo potrò, come dire, me la potrò vendere solo sta dopo. Sta alla fermata. Sta alla fermata. Allora cerchiamo di tirarcelo su, perché così non si sa mai. Va bene, allora io direi che salutiamo, che è stato gentilissimo, lo salutiamo con un microfono, sì, lo salutiamo con un applauso, il microfono lo diamo alla nostra fanciulla e passiamo ad un altro contributo video che la regia adesso agevolerà e che introdurrà un altro ospite. Thank you.
E tutt'altro taglio e tutt'altro pensiero, direi anche tutt'altra ispirazione, muove invece il lavoro di Fabio Dorta rispetto a quello di Daniele Persica. Buonasera a tutti. Buonasera. Salve. Anche a te. Siamo, mi sembra, su un versante più legato alla fantascienza e all'uso degli effetti speciali, dico bene? Sì, io nasco come scenografo e mi sono occupato poi di effetti digitali, faccio anche art director, quindi... E ho iniziato con i videoclip, vincendo alcuni concorsi, e poi siamo passati agli spot pubblicitari insieme al One e all'Anvele, e adesso siamo invece sul cinema. Mi fai quasi pensare che l'evoluzione 2.0 della scenografia sono proprio gli effetti digitali, gli effetti speciali. Sì, nel mio ho caso... detto una castroneria? No, o... no, assolutamente. Nel mio caso è un discorso molto legato a... elementi, parlo del videoclip, elementi molto scultorei che comunque si legano all'arte, alla videoarte, quindi inizialmente ho sperimentato un po' tutte queste caratteristiche, tutte queste vie. Adesso questa cosa piano piano la stiamo incanalando in qualcosa di un po' più drammaturgico, però sempre molto cioè spettacolare. Più al servizio di una narrativa, mi vuoi far capire, ecco, quindi non più esercizi, non dico accademici fini a se stessi, ma al servizio di una storia, al servizio del racconto, quindi. Assolutamente, assolutamente. È un genere però questo non fortissimamente presente in Italia, direi, o sbaglio? Esistono piccole realtà che piano piano si stanno muovendo. Io ad esempio personalmente ho iniziato a fare gli effetti speciali proprio per questioni di budget, per assurdo, perché i budget non sono mai stati altissimi inizialmente, almeno quando si iniziano a fare i videoclip, però non mi andava di rinunciare a quella parte più visionaria del lavoro, quindi ho iniziato così, sfruttando anche la parte da scenografo. Sì, hai fatto bene a dire paradossalmente, perché avrei detto, ci avrei messo la mano sul fuoco, che invece l'effetto speciale è qualcosa di costoso. Costa tantissimo. Il mio è un caso un po' particolare, perché riuscendo a curare io gli effetti riesco a fai fare tutto un po' in casa tu, insomma. Sì, io mi occupo. Quindi di è stato parecchie... bravo un Alan che con ha preso due piccioni con una fava, insomma. Sì. Si è portato a casa il regista. Tre piccioni con una fava. Ma anche tre lui piccioni. È un bel Archimede, perché sì, lui mi aiuta proprio a realizzare cose anche dal punto di vista più pratico e fisico, che in qualche modo aiutano l'effetto, aiutano la realizzazione più realistica,
della cosa, della scena, quindi perché comunque ingegnerizzazione si chiama. Sì. Facciamo engineering. Ah, fate ingegnerizzazione. Ingegnerizzazione per quell'esperienza presa dalle realtà che ce le richiedevano all'estero, i cinesi e gli americani in particolare, e lì lui venne da me proprio chiedendomi: ho visto i tuoi prodotti, sei l'unico in Italia che gestisce queste cose, come stai facendo? E gli dissi così, e lui disse: lavoriamo insieme. E io dissi: guarda, ti seguivo da 3 anni, non vedo l'ora. Quindi... Ah, bene, quindi sono fiorite le rose. Esatto. Siccome abbiamo evocato il concetto di teaser prima, e l'abbiamo differenziato tra trailer e teaser, so che tu ne hai portato un esempio che ci racconta con maggiore efficacia quanto possono essere efficaci appunto le immagini più delle parole in questo senso. Assolutamente. Ed è questo un teaser tratto da un lungometraggio che si chiama Diver. Diver. Diver è un progetto che stiamo portando avanti da 2 anni, che ho scritto io insieme a Mariangela Bombardieri, che è qui presente. È un film di fantascienza molto spettacolare. Ne parliamo un attimo dopo, cominciamo a vedere il teaser, che così capiamo un attimo che cosa vuol dire crearlo. Qui non abbiamo visto solo un teaser, abbiamo visto anche come si lavora, come dire, dietro le quinte per fabbricarlo. Sì, 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 tutta la lavorazione, perché noi abbiamo dovuto produrre appunto un teaser, quindi che desse il mood del film, l'immaginario, la poetica. L'abbiamo prodotto noi, l'ha prodotto Alan insieme alla Luan, e praticamente con questo progetto stiamo girando, abbiamo già girato i più grandi mercati mondiali, siamo andati a Cannes, Berlino, Hong Kong, e abbiamo avuto un riscontro veramente incredibile. Mi dicevi che quest'opera è in incubatore, è in incubazione da 2 anni? In incubazione da 2 anni, e abbiamo una sceneggiatura pronta, in inglese ovviamente. E abbiamo già lo spoglio della sceneggiatura, quindi abbiamo già tutti i budget e tutto quanto. Abbiamo già contattato alcuni attori abbastanza importanti che sembrerebbero interessati. E adesso il prossimo step è Berlino. A Berlino andremo e risentiremo tutti i nostri vari interlocutori, tra cui ci sono i canadesi, i cinesi, gli inglesi, e tenteremo di fare questa coproduzione. E siamo comunque in fase di finanziamento, stiamo cercando i vari finanziatori. E allora non posso che lasciarti con un in bocca al lupo, anche perché anche ad Alan, nel senso che penso che abbia una partnership interessata in questa operazione. In questa operazione proprio io sono la casa di produzione, nonché ho proprio investito di tasca mia. Al momento ci compravo una buona casa al centro di Roma. Quindi stai andando a Berlino con una certa ambascia. Insomma. Diciamo che l'unico modo per poter restituire al mio paese insomma un po' di visibilità sulla, come dire, sui cervelli nel nostro segmento. Allora ci congediamo dal nostro ospite, lo salutiamo, è stato cortesissimo. Grazie, lo salutiamo anche noi. Grazie. Con un applauso. E con la complicità della regia mandiamo l'ultimo nostro contributo video, che poi darà accesso all'ultimo ospite. Grazie. Walking through the fields of gold, in the distance, bones can fall, but we're running free, facing light in the flow, and in the cherry trees, we're hiding from the world, but the golden age is over. But the golden age is over. Boy, we're dancing through the snow. Water's freeze, the wind blows. Did you?
E siamo rientrati in diretta streaming. Salve. Beh, è nato spontaneo un applauso, effettivamente. Grazie. Il filmato rapisce. Siamo con Marco Missano, che al contrario di Fabio Dorta ha un taglio più, definirei, di drammaturgia classica nei suoi lavori. Questo era un compendio, uno showreel di tante cose. C'era anche questa tecnica della stop motion, quello delle galline in fuga, che noi siamo due fan sfegatati di galline in fuga. È un capolavoro assoluto, io capolavoro. Lo trasmetterei H24 nelle scuole, Galline in fuga. Quindi ci sono molti linguaggi dentro a quello che abbiamo potuto visionare. Sì. So che tu hai un progetto in realtà, come dire, in divenire. O... Un lungometraggio. Esattamente, un lungometraggio che si intitolerà Charlie. Charlie. Me ne vuoi parlare? Sì, allora, Charlie è un road movie che parte da una matrice classica. Quindi è un road trip di un ragazzino alla ricerca del proprio padre, e la particolarità del progetto sarà quella di realizzarlo interamente in un teatro di posa, quindi prendere un genere che di per sé ha bisogno di stare all'aperto e di chiuderlo, tantissime location, invece l'idea è proprio quella di trasportarlo all'interno di un teatro di posa e farlo tutto in un'unica location attraverso uno stile che prende spunto dal cinema, inizi tecniche dall'inizio del cinema, come retroproiezione, stop motion delle nostre galline in fuga e tant'altro. Quindi prendere un genere, modellarlo e farne proprio. Senti Marco, perdonami, permettimi di interromperti. Te la dico brutalmente, perché tutto complicarsi brutale, la vita? Tutto brutale. Nel senso, sembrerebbe... Perché non complicarsela, diciamo così. Beh, per sopravvivere, per esempio, ecco perché non complicarsela. Cioè, perché trasportare un road movie, come lo definisci tu, al chiuso? Cioè, qual è il senso, il vantaggio? Per rendere un prodotto accattivante, perché comunque in 100 anni di storia abbiamo raccontato tantissime cose. È un modo, è quello di andare oltre il genere. Cioè, prendere un genere, che è il road movie, e farne uno proprio, crearne uno stile personale. Perché comunque di road movie ce ne sono tantissimi. Cioè, nel senso, chi punterebbe su un ennesimo road movie? Ma quindi discorso tu un altro. Punti come, sì, ecco, di come posso prendere anche la colpa. Sei corresponsabile di questo. Lui è responsabile. Cioè, lui è il vero responsabile. Lui è responsabile. Gli ho chiesto di, visto che aveva nel suo percorso, aveva queste tecniche così, cioè le padroneggiava così tanto. Gli ho chiesto di diventare. Dimostrarci il suo timbro unico, che per me come produttore si chiama genere. Loro, gli artisti, parlano di timbro, io parlo di genere. Io quello lo finanzio e lo vendo come film sperimentale, quindi la Biennale poi vi potrebbe spiegare perché questo percorso rispetto a un altro, perché è più facile finanziarlo in tutto il mondo, nonché anche a livello di fondi ministeriali e così via, ad esempio. Quindi questo Charlie è già scritto, aggredito o... Aggredito? Beh, dipende cosa intendi con aggredito. Se hai già girato il primo Chuck. No, perché stiamo nell'ultima fase di stabilire il come, ecco. Quindi è in... E il dove?
il dove, e stiamo ancora stabilendo quello. Ok, secondo te dove potrebbe essere? Avete già una rosa di... Beh, in realtà potrebbe essere, cioè, potremmo girarlo ovunque, tanto siamo al chiuso, esattamente, non ha come, quindi è scritto in italiano, a differenza di altri. Proprio pensiamo ora inizialmente di andare avanti con l'italiano per un mercato ovviamente internazionale straniero, e quindi questo è, speriamo. Va bene, allora signori, direi che noi abbiamo preso tutto il tempo che avevamo a nostra disposizione. C'è una cosa da dire. Ovviamente prego, il film era scritto per essere un road movie normale. Cioè nel e senso quindi scritto, è stato poi trasposto, riadattato. Grazie alla produzione che ha dato il colpevole è sempre lui. È sempre lui, infatti. Vabbè, ma un giorno la sconterà, non ti preoccupare, la pagherà anche lui. Allora signori, io non posso che ringraziarvi della cortese attenzione, mi congedo e saluto Marco Missano. Grazie. Congedo e saluto ovviamente anche Alan Vele. Grazie e a voi. Vi rimando al prossimo blocco e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, a più tardi. Grazie.